Thank you.
E niente, ho voluto provare a fare questa specie di challenge. Non è una challenge perché in realtà nessuno ha lanciato una sfida. L'ho presa io come una sfida perché ieri ho visto Pepper Chocolate e Onorina. Tra l'altro io non è che la seguo assiduamente, non sono nemmeno iscritta ai suoi social, però ogni tanto sbircio perché a volte dà dei consigli che mi piacciono e ieri ha postato questa sua routine addominali e mi è sembrata interessante, anche perché stavo pensando appunto per l'estate di fare dei video sul fitness, sull'allenamento, ma non avevo grandi idee. Allora ho pensato, voglio provare anch'io a fare questa routine e vedere un po' com'è, perché io comunque un po' mi sento allenata, perché comunque mi alleno tutti i giorni. E infatti devo dire che non è che io abbia patito particolarmente a fare questi addominali. Ovviamente magari alcuni sono nuovi, e uno in particolare è nuovo, e quindi magari non ho fatto benissimo diciamo la forma, perché non avendo specchi è difficile vedersi, capire come ci si muove, ma magari provando e riprovando miglioro. Però per il resto sono addominali abbastanza normali, classici, e io contando le ripetizioni dal video ho visto che non ne fa tantissime, però può anche darsi che abbia tagliato e che in realtà lei faccia più ripetizioni. Io infatti ho fatto un po' più ripetizioni di quelle che c'erano sul suo video, e comunque è una bella idea perché mettere insieme tanti addominali così magari uno, se ci pensa, non gli vengono in mente. Se li vede in un video magari dice: ah cavolo, posso fare questo, posso fare quest'altro, e quindi la trovo una bella idea. Sicuramente metterò questa routine addominali nei miei allenamenti quotidiani perché non mi è saputa male. E niente, ho voluto condividere con voi questa challenge più o meno, perché io appunto non faccio troppo le challenge, quelle che vanno di moda adesso, che tutti fanno, perché non mi interessano, e quindi io spero che la mia idea vi sia piaciuta e che vi abbia anzi fatto venire voglia di fare sport, di allenarvi, anche se fuori è tanto caldo, però bisogna muoversi. Mi dispiace per la location, perché l'ho portato qui nel mio garage, ma è il posto dove ho un po' di spazio, anche se anche qui vedete che è abbastanza limitato per allenarmi. E niente, io adesso proseguo il mio allenamento, faccio altre cosine, e grazie per avermi guardato. Se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, sotto trovate tutti i link per i miei social, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!